Allora, per prima cosa andiamo a fare lo sviluppo in serie di Fourier di qualche funzione elementare. Cominciamo con la funzione f di x uguale segno di x. F di x uguale segno di x come fa? La meno pi greco e 0 vale meno 1 tra 0 e pi greco vale 1 in realtà la funzione di segno continua vale 1 su tutti i positivi e vale meno 1 su tutti i negativi. Però a noi interessa quella, la stessa funzione ristretta a meno pi greco, pi greco, perché quale sarà la funzione limite, cioè la funzione f tilde? Quella periodi periodizzata, cioè la funzione che poi tra pi greco e 2 pi greco vale di nuovo meno 1, tra 2 pi greco e pi greco vale di nuovo 1 e così via. Questa funzione tipicamente si chiama onda quadro. Okay. Dici non è quadro perché l'altezza non è uguale alla larghezza. Vabbè, metti pi greco che questa funzione diventa quadro. Ok. Allora, cosa possiamo dire della serie di Fourier di questa funzione? Beh, facciamo vedere qualche piccolo ragionamento a priori. Sicuramente a con n è uguale a 0 per ogni n. Anche a con 0 vale a 0. Perché la funzione è dispari. Allora, quando andiamo a moltiplicare per coseno di nx, andiamo a integrare, l'integrale fa sicuramente 0. Andiamo a vedere il b con n. B con n è uguale a 1 su pi greco integrale tra meno pi greco e pi greco del segno di x per seno di nx. Che però significa 1 su pi greco per l'integrale tra 0 e x, tra 0 e pi greco, scusate, del seno di nx in dx. Anzi, 2 su pi greco. Perché la funzione dispari per la funzione seno di nx che è dispari è una funzione pari, quindi quando io posso fare anche l'integrale da 0 a pi che è un multiplo. A questo punto io ho 2 su pi greco, in questo caso so che n è maggiore di 0, che siamo a calcolare pi con n, quindi la primitiva è meno coseno di nx fratto n. Questo deve essere valutato tra 0 in basso e pi greco. Quindi abbiamo meno 2 su n pi greco che moltiplica coseno di n pi greco meno 1. Perché quando ci metto pi greco viene coseno di n pi greco, quando ci metto 0 viene coseno di 0 che fa 1. Uguale, lo scrivo qua, allora abbiamo 2 su n pi greco che moltiplica 1, perché meno 1 per meno 1 fa 1, più, allora coseno di n pi greco è meno 1 alla n, per meno 1 fa meno 1 alla n 1. In pratica viene
0 se n è pari, e se n è pari m più 1 è dispari, quindi qua viene 1 meno 1 viene 0, e viene 4 su n pi greco nel caso che n sia dispari. Ok? Allora, come si possono scrivere i numeri dispari? N dispari è della forma 2k più 1, dove k è uguale a 0, 1, 2, se vi ricordate. Quindi la serie di Fourier di questa funzione è somma del k che va da 0 a infinito. Qua ci devo mettere b2k più 1 per seno di 2k più 1 bis. Faccio prima che noi sappiamo che i coefficienti b con n per n pari sono nulli. Adesso vado a sostituire al posto di n 2k più 1, quindi qua mi viene 4 su pi greco per la somma del k che va da 0 a infinito di seno di 2k più 1 x fratto 2k più 1. Questa è la serie di Fourier. Innanzitutto vorremmo avere una forma di controllo per vedere se abbiamo fatto bene. Beh, un primo controllo che non vale tantissimo è metterci, che ne so, 0 pi greco. Ok? Se io ci metto 0 pi greco o qualcosa del genere, qua vedete che l'argomento del seno viene in multipli di pi greco, viene sempre 0, e quindi vedete che se io metto 0 pi greco, 2 pi greco, 3 pi greco, in quei punti la serie fa sempre 0, che è giusto perché la mia f di n in quei punti deve convergere la semisomma delle prime sinistre e destre, e quindi deve fare 0. Già un controllo un po' più ragionevole è se io ci metto pi greco mezzi. In particolare questo discorso deve essere vero per la mix, no? Allora, il teorema dice che questo è f di mix, almeno puntualmente. Il teorema che abbiamo visto ieri. Dove f di mix è la periodizzata. Allora, se io ci metto pi greco mezzi, in particolare a pi greco mezzi f di t non mi dà problemi perché la f è continua e mi vale 1, quindi io che cosa ho? Ho che 4 su pi greco per la somma per k che va da 0 a infinito del seno di 2k più 1 e pi greco mezzi fratto 2k più 1 deve fare 1. Allora, questo possiamo controllare che sia vero o no? Allora, andiamo a scrivere sotto 4 su pi greco somma per k che va da 0 a più infinito. Allora, quando ci metto k uguale a 0 viene seno di pi greco mezzi che fa 1. Quando ci metto k uguale a 1 viene seno di 3 pi greco mezzi che fa meno 1. Siccome avanzo di pi greco in pi greco, perché davanti a k c'è 2, quando io incremento k di 1, 2k aumenta di 2,
e pi greco mezzi fa pi greco, ogni volta aumenta di pi greco, vuol dire che sopra non c'è altro che meno 1 elevato a k fratto 2k più 1. Ok? Perché quando k è uguale a 0 viene 1, e quando k è uguale a 1 viene meno 1, quando k è uguale a 2 viene di nuovo 1, è un segno alterno, ok? Meno 1 elevato a k. Va bene? Ma questa serie qui è una serie nota, che è la serie, se vi ricordate, della tangente di 1. Abbiamo fatto quando abbiamo fatto le serie di potenza. La tangente di 1 fa 1 meno un terzo più un quinto meno un settimo, eccetera, eccetera. Che fa, converge e fa pi greco quarti. Quindi qua mi viene 4 su pi greco per pi greco quarti, che fa? E quindi dovremmo aver fatto bene, questo ci dà abbastanza l'idea che abbiamo fatto bene. Altre osservazioni. Allora, i conti tanto li cancello perché non mi servono più. Allora, cosa dice la disuguaglianza di Bessel? La disuguaglianza di Bessel dice che l'integrale tra meno pi greco e pi greco di f quadro di x in dx, ma f quadro quanto vale? 1. E quindi l'integrale vale 2 pi greco. Allora, questo integrale qua deve essere uguale a pi greco per, scusate, 1 su pi greco per la somma del k che va da 0 a più infinito un attimo solo detto male a pi greco, allora ragione prima, per 16 su pi greco quadro, lo posso anche scrivere fuori, 16 su pi greco quadro per 1 su 2k più 1 a quadrato. Cioè, per altri, in realtà la disuguaglianza di Bessel dice che è maggiore o uguale. Ok? Ok, allora cominciamo col dire che per qualche motivo che controlleremo più avanti la somma dei reciproci dei quadrati dei numeri naturali fa pi greco uguale a se stesso. Diciamo che lo sappiamo, lo verifichiamo tra 5 minuti. Questa chi è? È la somma dei reciproci dei quadrati dei numeri dispari. Dice, ma si può calcolare sapendo che la somma... Sì che si può calcolare. Allora, cominciamo a calcolare la somma questa è la somma dei reciproci dei quadrati dei numeri pari. Ma quando io calcolo 2n al quadrato, questo qua fa 4n quadro, porto il 4 fuori e quindi questa diventa la somma di prima. Allora questa qua, se quella faceva pi greco quadro sesti, questa qua fa pi greco quadro 24esimi. Quindi
la somma dei reciproci dei quadrati dei numeri dispari, quanto deve fare? La somma dei reciproci dei quadrati di tutti i numeri naturali fa pi greco quadro sesto, di quelli pari fa pi greco quadro 24esimi, quelli dispari è la differenza. Quindi viene pi greco quadro per un sesto meno un 24esimo, cioè pi greco quadro per, adesso questi sono 4 24esimi meno un 24esimo, 3 24esimi, e fa un ottavo. Ora qua pi greco e pi greco, vabbè, siccome c'è questo membro in mezzo non possiamo semplificare, comunque da qua si vede subito che la somma per k che va da 0 a più infinito di 1 su 2k più 1 al quadrato è minore o uguale, portate pi greco 4 dall'altra parte, semplificate il pi greco, portate il 16 dall'altra parte, viene pi greco 4 portate 2 fratto 16 fa 1 ottavo. Quindi vedete che la disuguaglianza di Bessel in realtà, se è vero questo, risulta essere una uguaglianza. Ok? Che siano, da qua sappiamo che è una disuguaglianza, da là sappiamo che è una uguaglianza. E questo comunque è altrettanto confortante che ci dice che abbiamo fatto bene. Chiaro? Ok. Allora, un'altra osservazione. Se prendete questa serie qui, questa serie di funzioni qua, come converge? Può convergere totalmente? Non può convergere totalmente perché il limite non è continuo. Ma si vede questo a livello di coefficienti? Certo che si vede, perché se tu fai, provi a fare la convergenza totale, la norma infinito di ogni addendo, quando fa? Il seno oscilla sempre da meno 1 e 1, quando faccio la norma infinito fa sempre 1. Quindi qua mi viene 1 su 2k più 1. La serie di 1 su 2k più 1, la serie delle norme infinito, che cosa fa? Diverge. Invece, quando faccio la convergenza in L2, la serie delle norme in L2, siccome devo fare i quadrati, quando vado a fare integrati i quadrati, questo mi dà una costante, questo mi dà il quadrato, mi viene un numero, una costante per questa serie qua, che infatti converge. Quindi questo vi fa capire che una stessa serie può convergere in L2 senza convergere totalmente, ovviamente. Si vede benissimo quando ci stanno i coefficienti. Per avere la convergenza totale io non posso avere i coefficienti che vanno come 1 su n o una costante su n, perché altrimenti convergenza totale non c'è. Ok, andiamo a fare adesso in serie di Fourier. Allora, questa funzione l'abbiamo sviluppata, la lasciamo qua per adesso. Andiamo a fare stavolta f di x uguale x. Caso, anche qui la funzione è dispari e anche qui gli A con K fanno 0. Invece per quanto riguarda il B con N, il B con N è uguale a 2 su pi greco integrale da 0 di pi greco di x per seno di nx.
Allora, facciamo, integriamo per parti, qua viene 2 su pi greco per x che moltiplica meno coseno di nx fratto n valutato tra 0 e pi greco. Poi viene più 2 su pi greco per l'integrale tra 0 e pi greco di coseno di nx fratto n in dx. Qui ho fatto l'integrale e qui ho fatto l'integrale della seconda e la derivata della prima e ho cambiato i segni. Adesso questo integrale quando lo andate a fare, cioè avete un altro, invece di avere coseno di nx avrete seno di nx fratto un altro n, quindi verrà n quadro, però siccome al numeratore c'è seno di nx valutato in multiplo di pi greco, questo integrale sarà 0. Quindi cosa vi rimane soltanto? Vi rimane soltanto 2 su pi greco, il meno lo metto fuori, poi c'è un altro pi greco. Allora, in 0 c'è x che vale 0, quindi non lo considero. In pi greco c'è x che vale pi greco, che l'ho sostituito, per coseno di n pi greco. Quindi mi viene meno 1 alla n più 1. Quindi, se ho fatto bene i conti, diciamo, per questa funzione, lo sviluppo in serie di Fourier deve valere f di x uguale somma per n che va da 1 a infinito 2 per meno 1 alla n più 1 per seno di nx. Sì, ci manca fatto. Ovviamente altrimenti non mezzo qua. Neanche a quadrato. Ok. Stavo controllando un'altra cosa. Va bene. Allora andiamo a vedere se funziona. Anche qui, che possiamo fare? Possiamo fare dei controlli indiretti. Per esempio, andiamo a scrivere la disuguaglianza di Bess. Andiamo a scrivere la disuguaglianza di Bessel. In questo caso abbiamo integrale, vabbè, 1 su t greco, integrale da meno t greco che t greco di x quadro in dx, o se preferite 2 su t greco integrale da 0 t greco. Allora quanto fa questo intanto? Questo integrale fa t greco cubo terzi, quindi qua mi viene 2 terzi t greco quadro. Questo a quanto deve essere uguale? A somma da 1 per n che va da 1 a infinito
cioè dovrebbe essere maggiore o uguale, poi vedremo che sarà uguale. Adesso mi dice che è maggiore o uguale 4 su n quadro, e l'integrale di n quadro su qualche pi greco. Ok? Questo diceva la, no, pi greco già ci ho messo che era dall'altra parte, che ho messo somma di 4 su n quadro. Ma somma di 4 su n quadro non è altro che 4 per pi greco quadro sesti, quindi è 2 terzi pi greco quadro. Allora vedete che poi integrale di f di n quadro deve essere uguale a pi greco per somma di pi con n quadro, in questo caso perché con n quadro. E quindi pi greco l'ho messo a sinistra a dividere, e questa somma fa 2 terzi pi greco quadro, questa somma fa 2 terzi pi greco quadro, quindi vedete che anche qui la disuguaglianza di Bessel in realtà è un'uguaglianza. Però ancora non l'abbiamo dimostrato che questa fa pi greco quadro sesti, non l'abbiamo dimostrato. Ecco, un altro controllo può essere che se ci metto pi greco, se ci metto pi greco viene 0, poi viene sempre di n pi greco. E vabbè, se la funzione è la periodizzata di x, pi greco qua viene 0, perché qua c'è pi greco, c'è meno pi greco. Andiamo a fare un'altra osservazione. No, qua l'osservazione che voglio fare non si vede bene. Andiamo a prendere la funzione x quadro. Innanzitutto riscrivo questa serie qua. Allora questa qui seno, quindi questa è la seconda serie di funzioni che abbiamo calcolato. Andiamo a calcolare un'altra. Adesso prendiamo f di x uguale x quadro. Oh, quella là della funzione x spesso la chiamate onda tende di seno. Sotto. Adesso andiamo a prendere f di x uguale x quadro. Stavolta chi sono 0? Pi con n, perché la funzione è pari. Allora, dobbiamo cominciare innanzitutto a calcolare a con 0. A con 0 è uguale a 2 su pi greco integrale tra 0 e pi greco di f di x di x. Ho f di x fa x quadro, quindi integrale da 0 pi greco fa pi greco quadro terzi, e quindi pi greco cubo terzi, no? Perché il quadro viene 2 su pi greco cubo terzi tra 0 e pi greco, quindi andando a sostituire qua fa 2 terzi pi greco quadro. Quindi ricordatevi però che la serie di Fourier inizia con a con 0 mezzi, quindi il termine a con 0 mezzi sarà pi greco quadro terzi. Che cosa rappresenta questo a con 0 mezzi? Se io vado a fare qua abbiamo pi greco, qua abbiamo meno pi greco,
qua abbiamo y uguale, no? Non è proprio in scala, ma sì. Allora, cosa rappresenta questo pi greco quadro terzi? Rappresenta la media della funzione. Cioè, questa parte qua deve avere la stessa area di queste due parti qua. Se il disegno fosse fatto bene. Okay. Perché giustamente quando la media è nulla, l'integrale della funzione sul periodo fa 0. Andiamo a calcolare i A con N. Andiamo a calcolare i A con N. Allora, A con N è uguale a 2 su pi greco integrale tra 0 e pi greco di x quadro coseno di nx di x. Stavolta però n è maggiore di 0, perciò ho fatto due calcoli separati, a con 0 e a con n positivo. Quindi io ho 2 su pi greco x quadro seno di nx fratto n valutato tra 0 e pi greco, sempre integrato per parti, meno 4 su pi greco integrale da 0 pi greco x per coseno di nx dx. Per seno di nx, questa l'ho sempre integrata, qua c'è sempre n pi greco. E poi però ho fatto la derivata di x quadro che ho fatto x. Cioè prima ho integrato coseno di nx e fa seno di x su n, seno di nx su n. E poi integro coseno di nx e coseno di nx su n e la derivata dell'altra che fa 2x e quindi questa cosa. Adesso questo primo pezzo fa 0, perché quando vado a sostituire o pi greco o 0, il seno di n pi greco, seno di 0, fanno tutti 0. Quindi qua cosa mi viene? Mi viene meno 4 su n pi greco per x per coseno di nx col meno, quindi qua viene più, fratto n, qua mi viene n uguale. Questo deve essere valutato tra 0 e pi greco. Poi mi verrebbe un altro integrale. Mi verrebbe integrale di coseno di nx per la derivata di x per una costante fuori. Ora l'altro integrale comunque sarà un integrale di coseno di nx che mi darà il seno di nx, quindi qua mi verrà meno 4 su n quadro pi greco integrale tra 0 pi greco coseno di nx dx. Questo pezzo è inutile calcolarlo perché farà. Quindi quanto vale il tutto? Lo scrivo qua, a con n è uguale a 4 su n quadro, perché quando vado in 0 ovviamente sparisce tutto, in pi greco, cioè pi greco che significa questo, per meno 1 alla n. Quindi, se adesso vado a scrivere la mia serie di Fourier, che devo scrivere? F tilde di x è uguale a pi greco 4 terzi, cioè con 0 mezzi, più somma per n che va da 1 a infinito di meno 1 alla n fratto n quadro per 4 che lo metto fuori
per coseno di nx. Coseno di nx, perché questi erano gli angoli. Ok? Allora, andiamo a vedere se abbiamo fatto bene. Vabbè, a con 0,4 mezzi si deve controllare che è la media di F. Ma soprattutto una prima osservazione posso fare: se io derivo x quadro, chi mi dice? 2x. Immaginate di derivare termine a termine questa funzione. Nelle, almeno nelle serie di potenze, certe volte si poteva fare la derivata termine a termine. Supponiamo che si possa fare pure qui. Allora, quando derivo termine a termine, la derivata di una costante fa 0, qua cosa mi viene? Mi viene meno 1, che per meno 1 non è, ma meno 1 non è più 1, seno di nx, per n, n si semplifica n quadro, mi viene n. Per 4 però, e qua c'è per 2, quindi mi viene il doppio della serie su. Però perché la derivata di x quadro non è x, è 2x. Quindi derivando, quindi in realtà un modo più veloce per calcolare la serie di questa qual era? Integrare termine a termine questa qui. Quindi mi veniva una costante, quindi il primo termine comunque lo dovevo calcolare, più l'integrale di seno di nx fa meno coseno di nx fratto a n, quindi viene meno 1 alla n più 2, che è uguale a meno 1 alla n fratto n quadro coseno di nx. Mi viene 2, e certo, perché l'integrale di x è x quadro mezzo. Se volete con x quadro dovete poi moltiplicare per 2 e viene 4. Quindi in realtà sto conto ce lo potevamo benissimo evitare. L'abbiamo già fatto. Però attenzione, che questo discorso vale con certi limiti, con certi caveat. Che significa caveat? Attenzione, in inglese warning, beware of. In russo, asterosco, primani. In tedesco, actum. In napoletano, stato. Ok. Dicevo, intanto cosa sappiamo di questa serie? Stavolta la funzione com'è f di x? Com'è f di x? È regolare a tratti e continuo, quindi quella serie deve convergere totalmente, l'abbiamo dimostrato ieri. Ma se converge totalmente, per esempio in pi greco, ovviamente converge pure puntualmente, in pi greco a quanto converge? Deve convergere a pi greco 4. Ma in pi greco io cosa ho? Che f di pi greco, cioè pi greco quadro, deve fare pi greco quadro terzi più somma da 1 a infinito o meno 1 alla n, ma coseno di n pi greco è un altro meno 1 alla n, quindi il prodotto fa 1 e sotto c'è n quadro per 4. Ma finalmente questo mi dice che somma per n che va da 1 a infinito di 1 su n quadro è uguale a
il greco quadro per 1 meno un terzo fratto 4. Ma 1 meno un terzo fa 2 terzi, 2 terzi fratto 4 fa un sesto, pi greco quadro sesto. Quindi finalmente abbiamo dimostrato che la somma dei reciproci dei quadrati dei numeri naturali fa pi greco quadro sesto. Che la convergenza puntuale l'abbiamo dimostrata ieri. Tra l'altro questo ci conferma che pure questo sta calcolato bene. E coerente con tutto quello che abbiamo fatto qua. Il risultato viene giusto, viene pi greco quadro sesto. Ok? Come vedete cominciamo ad avere un po' di informazioni in più da queste serie di Fourier. Perché questa è la funzione di Riemann nel punto 2, mica l'avevamo potuta calcolare con altre serie, la somma dei reciproci di quadrati numeri naturali usciva da qualche parte prima di ora? No, l'ho detto varie volte, in analisi 1 abbiamo dimostrato che veniva che era minore di 2 per esempio, poi avevamo detto che faceva pi greco quadro sesti ma non l'avevamo dimostrato, qua invece lo abbiamo dimostrato. Ma vi dirò di più, in realtà andiamo a scrivere la disuguaglianza di Bess, se noi ci siamo convinti ormai che la disuguaglianza di Bess sia un'uguaglianza, andiamo a scrivere questa disuguaglianza di Bess. Allora, cosa devo fare? Devo fare 1 su pi greco per l'integrale da meno, diciamo 2 su pi greco per l'integrale da 0 pi greco del quadrato di f, quindi di x alla quarta in dx. Integrale x alla quarta fa x alla quinta, quindi qua mi viene pi greco alla quarta per 2 fratto 5, integrale di x alla quarta, x alla quinta, quindi in 0 vale pi greco alla quinta, quindi in pi greco in 0 vale 0, sostituite, un pi greco si semplifica e poi rimane un pi greco. Allora questo dovrebbe essere maggiore o uguale, in realtà vedremo che sarà uguale a che cosa? Adesso dobbiamo fare a con 0 4 mezzi. Quindi è pi greco alla quarta fratto 18. Perché a con 0,4 fa pi greco, 4, pi greco alla quarta noni. A con 0,4 mezzi fa pi greco alla quarta diciottesimi. Più 16 per la somma per n che va da 1 a infinito di 1 su n alla quarta. Io quando faccio il quadrato, diventa il quadrato solo dei coefficienti. Quando faccio il quadrato di meno 1 alla n fa 1, il quadrato di 1 su n fa 1 su n. Quindi cosa trovo? Che la somma per n che va da 1 a infinito di 1 su n alla quarta, se è giusto quello che sto dicendo, deve fare un sedicesimo di pi greco alla quarta che moltiplica 2 quinti meno un diciottesimo. Ma 2 quinti meno un diciottesimo si deve fare il minimo comune multiplo che fa 90. Allora, in novantesimi, questi sono 90 diviso 5 fa 18, per 2 fa 36, 90 diviso 18 fa 5, e qua ho sbagliato qualche cosa, perché deve venire un novantesimo, ok? Quindi qua deve venire 16. Allora vediamo dove ho sbagliato. Allora sì, perché quello era
Qua ho sbagliato, qua non è, è due nomi. Perché? Perché questo non era A con 0, questo era con 0 mezzi. Quindi per fare A con 0 quadro mezzi, quando faccio il quadrato di questi A con 0 quadro quarti, e non devo dividere per 2, ma devo moltiplicare per 2. Allora, nel momento in cui quello è 2 noni, 90 diviso 9 fa 10, per 2 fa 20, e adesso vedete che funziona. 36 meno 20 fa 16, 16 più 16 fa 1, quindi qua viene il trigono alla quarta, tratto 90. Ok. Che è vero. Ora, se volessimo dimostrare che è vero, secondo voi, come possiamo fare? Perché noi non l'abbiamo dimostrato che è vero, l'abbiamo dimostrato che è vero soltanto supponendo che la disuguaglianza di destra sia un'uguaglianza. E come si potrebbe fare a dimostrare che è vero? È semplicissimo. Prendi la funzione x alla quarta, te la sviluppi in serie di Fourier, per quella deve valere la convergenza puntuale, la valuti in pi greco e poi vedete che viene una serie analoga che ti dà lo stesso risultato. Ok? Però in realtà la disuguaglianza di Bessel è un'uguaglianza. Poi adesso lo dimostriamo, magari adesso facciamo una prima piccola pausa e poi lo dimostriamo. Però voglio prima spiegare il discorso dell'attenzione. Se io faccio la derivata a termine di questa serie, mi viene la serie di Fourier di 2x. Allora, se faccio la derivata a termine di x, della serie di x, quanto mi dovrebbe venire? La serie di Fourier di 1? No. E adesso vi spiego perché. La serie di Fourier di 1 quant'è? 1. Le costanti sono tra i polinomi ortogonali. Fourier di 1 è 1. Perché non viene la serie di Fourier di 1? Qual è la differenza? Allora, quando io prendo la funzione, ricordatevi che noi quando parliamo di serie di Fourier, la somma della serie di Fourier non è mai f, è f tilde, quella periodica. Adesso la serie di Fourier di f tilde nel punto pi greco fa un salto, salta da 1 a meno 1, scusate, da pi greco a meno pi greco, e quindi dovreste averla già incontrata tra, non so se in teoria dei segnali, non so se in elettrotecnica. Avete mai parlato di delta? La derivata di questo salto è meno 2π greco, perché salto di meno 2π greco, per una delta di Dirac concentrata qua. Adesso, per far capire questa cosa, bisognerebbe fare le distribuzioni. Forse faremo, non penso che riusciamo a fare un accenno, dobbiamo solo segreto. Dobbiamo fare altre cose più importanti. Però, insomma, quel discorso là di fare le derivate vale fino a che non avete che la funzione di partenza è discontinua. Se la funzione di partenza è regolare a tratti e continua, vale. Se per esempio invece di x quadro avevo la funzione valore assoluto di x, adesso se voglio sviluppare la serie di Fourier valore assoluto di x, chi è la serie di Fourier di valore assoluto di x? Allora, f di x uguale valore assoluto di x, f di x quanto fa? Fa pi greco mezzi, perché qua la media è evidente che fa pi greco mezzi, più somma per n che va, no, per k che va da 0 a infinito a d, anzi meno coseno di 2k più 1 di
x fratto 2k più 1 al quadrato, e ci sta, ci mancava 4 su y. Perché? Perché quando vado a derivare questa, y con mezzi se ne va, la derivata di cosine di 2k più 1 x fa meno, che cancella questo, poi viene sine di 2k più 1 x per 2k più 1, che cancella il quadrato di questo, e mi viene il seno. Infatti la derivata di, cioè non ho rifatto il punto, adesso per esercizio andate a fare la serie di foglie di questa, è una funzione pari, è facile, no? Andate a fare la serie di foglie di questa e vedete che deve venire questa. Perché deve venire questa? Perché la derivata del valore assoluto di x è la funzione segno. Però questo lo posso fare perché la funzione f di d era regolare a tratti e continua. Quindi quando vado a derivare non mi escono pezzi strani. Ok, tutto questo ha, diciamo, non è perfettamente, non è dimostrato perfettamente, però funziona, funziona. Per dimostrarlo bisognerebbe parlare di derivata debole e farlo di maniera, però funziona sostanzialmente. Ok, adesso facciamo una pausa.